Un saluto carissimo a tutti gli internisti della FADOI, a tutti gli iscritti della FADOI, ai presidenti regionali, ai consigli direttivi, tutti quanti, le migliaia, i 3.000 iscritti della nostra società e i simpatizzanti, coloro che partecipano alle nostre riunioni. È passato un altro anno, 2021, il secondo anno della mia presidenza, e pensavamo di essere finalmente fuori dalla pandemia. Invece abbiamo vissuto un altro anno complicato. Abbiamo lavorato tantissimo, avevamo anche recuperato sui tanti ricoveri, 600.000 ricoveri e più che avevamo perso dei nostri malati, malati cronici nel 2020, e avevamo quasi recuperato completamente, così come avevamo documentato con le nostre stime, avevamo recuperato quasi il 100% del numero dei ricoveri che noi facciamo annualmente come medicine interne in Italia, circa 1 milione di ricoveri nelle medicine interne italiane. Sono tornati negli ospedali i nostri pazienti, ma adesso sono ritornati di nuovo i pazienti Covid, fortunatamente meno gravi, mediamente meno gravi, meno complessi, meno complicati, grazie al grande effetto della vaccinazione di massa nel nostro paese. Però il problema ancora c'è, ancora non è superato, e chissà quando potremo rivedere di nuovo una situazione di tranquillità. La FADOI, gli internisti hanno affrontato la pandemia nel modo migliore. La FADOI è una società viva, una società forte, è una società economicamente sana e solida. E la medicina interna è viva, è forte e soprattutto è all'attenzione dei cittadini e all'attenzione di tutte le autorità e le istituzioni sanitarie e all'attenzione dei mezzi di comunicazione di massa. Tutti sanno chi è l'internista, qual è il ruolo della medicina interna, che cosa fanno quotidianamente gli internisti e le medicine interne per l'assistenza ai pazienti, ai malati nel nostro paese. Nel 2021 abbiamo fatto un bel congresso, un bellissimo congresso a Firenze, in presenza circa 400 persone, per ovviamente la riduzione legata alla pandemia e ai rischi dei contagi, ma oltre 12.000 hanno già partecipato e seguito i nostri corsi, le nostre conferenze, i nostri meeting, anche dopo la fine del congresso. Nel 2022 dovremo fare a maggio il congresso nazionale, l'ultimo congresso della mia presidenza, e veramente spero, mi auguro, che possa essere un congresso già con la pandemia in fase di attenuazione, se non in fase di calma addirittura o di regressione, così come le stime sembrerebbero in qualche modo promettere, e di fare un congresso importante, un congresso altrettanto forte, altrettanto partecipato, altrettanto di qualità. Ricordo che quest'anno abbiamo premiato Anthony Fauci con il premio di ricerca in medicina interna FADOI. È stato un evento importantissimo che ha premiato ancora il lavoro nostro, della società e soprattutto di noi internisti, con le parole bellissime che Fauci ci ha dedicato. Io credo che il migliore augurio per tutti quanti noi sia di star bene innanzitutto, che stiamo bene noi, le nostre famiglie, i nostri malati, e di continuare il nostro lavoro come sempre, con impegno, senza paura e facendo quello che sappiamo fare, impegnarci al meglio, risolvere problemi, attivare il miglior tipo di assistenza nel singolo paziente e creare le condizioni perché la sanità italiana possa migliorare, sempre vedendo al centro la medicina interna come perno fondamentale anche nel futuro della relazione fra ospedale e medicina del territorio. Da parte mia, da parte di tutto il comitato esecutivo della FADOI, auguri a tutti voi, alle vostre famiglie, ai vostri pazienti. Buone feste e poi di nuovo buon lavoro a tutti. A presto.